Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Oggi abbiamo in argomento il progetto di alternanza scuola-lavoro con l'Istituto Tecnico Zaccagna per andare a realizzare un progetto sulla marmifera a cui l'amministrazione tiene molto. Si tratta di un progetto di alternanza che permetterà all'amministrazione di poter procedere al vincolo dei beni che riguardano la ferrovia marmifera, vincolo preordinato intanto alla sua salvaguardia e al un progetto di più ampio respiro che ci vede impegnati in prima fila per riportare in qualche modo in auge il tracciato e gli stabilimenti, le costruzioni, cioè tutto quello che ci ha lasciato la ferrovia marmifera, che non solo era un progetto all'epoca veramente innovativo e straordinario, ma dal nostro punto di vista anche oggi può costituire un elemento fondamentale per lo sviluppo turistico della nostra città. È un progetto in cui crediamo molto, è un progetto su cui stiamo riuscendo a far convergere un sacco di risorse che abbiamo in città. Forse molti non se ne sono resi conto, ma c'è veramente tutto un fervore sulla ferrovia marmifera che vale la pena dare la possibilità, la possibilità di avere gambe e di potersi sviluppare. Siamo riusciti in questo senso a riunire in un gruppo straordinario, oserei dire, che si chiama Marmifera Express, un gruppo di volontari che ci aiutano in questo senso a recuperare quelli che sono le testimonianze della marmifera. Ma io mi fermerei qui per presentare uno dei promotori di questo gruppo, che è Pierfrancesco Dell'Amico. Ti lascio la parola, così vai a ruota libera. Grazie Sindaco, io mi chiamo Pierfrancesco Dell'Amico, faccio parte del gruppo Marmifera Express, sono da anni un attivista comunque del Movimento 5 Stelle e questo gruppo è nato circa due anni e mezzo fa e ne fanno parte circa 40 persone. Ci riuniamo abbastanza spesso con dei tavoli di lavoro tematici e siamo partiti dall'idea di cominciare a vincolare i beni attualmente esistenti della ex ferrovia marmifera di Carrara. Soprattutto adesso ci stiamo dedicando alla parte a monte che va da Ponte di Ferro fino alla stazione di Ravaccione. Con questo gruppo abbiamo sollecitato, tramite anche l'aiuto di Pierpaolo Ianni che lavora al Senato della Repubblica, abbiamo coinvolto la soprintendenza di Lucca che nel mese di agosto è venuta in visita con ben quattro persone della soprintendenza e ci ha chiesto di presentare a loro tutta la documentazione per poter vincolare a bene specifico queste opere che molti cittadini di Carrara, se non la più parte, a cui tengono veramente a cuore questo vecchio tracciato. Noi auspichiamo anche un riutilizzo della parte del tracciato e questo gruppo è molto attivo. E ci siamo avvalsi per produrre questi documenti anche della scuola Zaccagna con i professori l'ingegnere Santini che è qui in commissione con noi in questa riunione, che ci può illustrare che cosa hanno fatto in questo periodo e che cosa stanno ancora facendo con i ragazzi dell'Istituto Zaccagna. Sì, grazie Francesco. Dunque io sono Santini, ho dato una mano in questa operazione. Il progetto è triennale, quindi è un progetto che si svilupperà su tre anni. E in questa prima fase abbiamo sviluppato, stiamo completando ormai la parte relativa alla
diciamo, della descrizione fotografica e catastale dei beni diciamo interessati da questa futura posizione di vincolo speciale. E sono beni che sostanzialmente sono visibili e purtroppo diciamo non totalmente ben conservati, anzi direi che sono piuttosto mal conci in certi casi, e appunto dicevo da Ponte di Ferro fino a Ravaccione sono circa, mi sembra, circa 9 o 10 punti di interesse, diciamo, che diciamo potranno anche essere rilevati in maniera più dettagliata su richiesta chiaramente dell'amministrazione se è il caso, insomma. In futuro probabilmente si svilupperà, quindi prossimo anno, anche quest'estate, non so, vedremo, la possibilità di rilevare altre zone della ex marmifera, da San Martino fino all'attuale stazione ferroviaria di Carrara. Noi mettiamo a disposizione la nostra capacità e la nostra laboratorio, diciamo, la nostra attrezzatura, che ormai dal punto di vista topografico è completa, quindi si parla di rilievi tradizionali, quindi con geodimetri laser, oppure satellitari, o ultimamente con drone. Il drone l'abbiamo già utilizzato in altre occasioni per la sopravvivenza archeologica di Uni, e quindi sappiamo già, diciamo, manovrarlo e utilizzarlo, diciamo, al meglio anche per questo scopo. E io avrei completato la descrizione. Buongiorno a tutti. Volevo dire due parole sull'importanza della ferrovia marmifera, per che cosa ha rappresentato nella storia della città. Questa infrastruttura ha avuto un ruolo determinante proprio nella storia urbanistica di Carrara. La marmifera è stata un po' una spina dorsale che dai monti fino al porto costituiva un sistema infrastrutturale fondamentale di riferimento e di una ricchezza, un'opera di altissima ricchezza dal punto di vista dell'archeologia industriale e proprio dell'ingegneria ferroviaria ottocentesca, sia la struttura che tutti i manufatti e le pertinenze che la costituiscono. È stata, diciamo, una spina dorsale per la città di Carrara questa infrastruttura, e oggi rischiamo di perdere un pezzo della nostra storia senza far nulla o quasi per impedire la perdita di questo bene. Quindi, nonostante ciò, una parte delle strutture sono giunte fino a noi e meritano una tutela specifica. In questo senso va il tirocinio di formazione con lo Zaccagna, volto proprio a, diciamo, a ottenere i quadri conoscitivi necessari per avviare il procedimento di prescrizione di tutela, che si dovrebbe concludere con la verifica di interesse. La verifica di interesse praticamente è quello che era il vecchio vincolo monumentale di un tempo, ai sensi del codice dei beni culturali viene definito in questa maniera. C'è una procedura ben precisa che abbiamo messo a punto con la sovrintendenza quest'estate, che parte dalla formazione di questi quadri conoscitivi che vengono inviati alla sovrintendenza, viene aperta un'istruttoria insieme al comune e si procede poi alla verifica di interesse che in maniera definitiva. Volevo dire una cosa, perché è importante questa verifica di interesse? I beni culturali di proprietà pubblica con più di 50 anni sono già assoggettati a tutela, questo per un principio del codice, ma non ci siamo accontentati di questa tipologia di vincolo, anche sul suggerimento della sovrintendenza.
perché abbiamo colto l'occasione di andare praticamente a fare un lavoro di inventario e di catalogazione del bene in maniera scrupolosa e scientifica. Tanto per farvi capire, pensate che in sovrintendenza di tutto il della ferrovia mammifera non c'è niente, non c'è nessun documento, nessuna cartografia, nessuna documentazione fotografica, iconografica, non c'è nessun documento della ferrovia mammifera. Quindi abbiamo intrapreso questa strada. Anche perché riteniamo opportuno superare tutta una serie di problematiche che interessano le opere d'arte e le sue pertinenze, con usi impropri, abusi, occupazioni. In particolare lo scopo è quello di avviare un inventario, una ricognizione, una riorganizzazione e gestione di tutto il patrimonio immobiliare di valore storico e artistico del sistema della ferrovia. Questo procedimento è inoltre importante perché ci garantisce un monitoraggio da parte del MIBAC e dell'Agenzia del Demanio. In questa maniera ci sarà un monitoraggio continuo da parte degli enti sulla consistenza del bene e sulla sua conservazione, e ci permette anche di ottenere finanziamenti e di avere un altro risalto sulle operazioni che andiamo a fare sulla ferrovia. Quindi è il primo passo verso la valorizzazione e la tutela del sistema della ferrovia marmifera, e anche se il vero obiettivo è quello di arrivare a un progetto, come diceva prima il sindaco, con cui agganciare il tema del marmo al tema del turismo, in grado di produrre una ricchezza e una difesa dei caratteri identitari della città di Carrara. Bene, io volevo ricordare un'altra cosa che è molto importante, che non è solo l'amministrazione di Carrara che riconosce questo percorso come un percorso da valutare, ma nell'agosto scorso il Senato della Repubblica ha approvato un ODG sulla legge 2670 che è stata approvata, dove riconosce il valore storico e culturale e paesaggistico dell'intero tracciato della ferrovia marmifera. Questo è molto importante sottolinearlo, perché proprio il governo è loro che ci dicono: lavorate su questo aspetto, perché questo tracciato è veramente storico. Io vi ricordo, se potete anche scriverlo, che i fratelli Lumière nel 1890 sono venuti dalla Francia a Carrara proprio per far vedere quest'opera ingegneristica, quel breve filmato trovato dal regista belga, che si chiama Train sortant d'un tunnel, per far vedere proprio quest'opera e dove è arrivata la modernità dell'epoca. Quindi il tracciato è molto importante, oltre per questo piccolo filmato anche riconosciuto soprattutto in un articolo del Touring Club dei primi anni del Novecento, dove 1916, dove indicava che c'era la possibilità, scrivendo alla società Ferrovia Marmifera di Carrara, di poter chiedere di agganciare al treno un vagone ferroviario per andare a visitare le cave di Carrara, le magnifiche cave di Carrara. Quindi già nel 1916 c'era già una pubblicità che indicava il valore di questo tracciato. Ricordo poi le visite importanti di anche Gabriele D'Annunzio, che ha fatto con la ferrovia marmifera sul tracciato. Un altro aspetto è stato poi la valorizzazione dell'opera nel famoso film con Amedeo Nazzari, La strada dei giganti, che vi invito ad andare a vedere. Anche se c'è stato l'episodio in quel film della distruzione di una delle locomotive, purtroppo le amministrazioni precedenti, secondo me, hanno dato un valore anche a questa distruzione. Infatti, se andate a leggere le cronache dell'epoca, in quel periodo degli anni 50, durante le riprese di quel film, era diventata un'attrazione per la città andare a vedere la distruzione di questa locomotiva. E questo a me dispiace, e fa male sentirlo ancora adesso, anche se sono nato dopo.
L'architetto Bessi è il tutor del progetto. Ma una domanda, questo vincolo che voi state cercando di ottenere, sì, serve anche a in futuro a riacquisire dei tratti che sono stati, come dire, usati finora in modo illecito? Penso ai giardinetti in alcune zone delle case private che insomma rubano spazio al tracciato. Cioè c'è anche questa... Allora, sgombriamo i dubbi. Intanto il recupero, così come pensi te, lo dobbiamo fare a nostre spese, nel senso che il comune stesso che ha occupato degli spazi della ferrovia marmifera colpevolmente. Tipo la zona di Miseglia Inferiore, vicino alle Pese, dove in seguito a un'alluvione, una delle ultime alluvioni, è crollato un pezzo di strada e l'amministrazione dell'epoca ha pensato bene di ricostruire la strada comunale andando a occupare il sedime della ferrovia. Oppure pensiamo alla stazione di Colonnata, letteralmente circondata, sepolta da un parcheggio. Quanto riguarda invece la parte a valle, cioè l'area demaniale dell'FS, chi l'ha occupata ha un normale contratto di affitto, o altrimenti è un abusivo sull'area demaniale, quindi insomma non ci sono grandi storie in questo senso. Ecco. Quindi il problema più grosso è stato creato dalle precedenti amministrazioni. Pensiamo alla stazione di Ravaccione, che insomma rischia parzialmente almeno di venire inghiottita dall'escavazione. E quindi la tutela è un primo passo proprio per andare nella direzione giusta, nella conservazione di quello che è un patrimonio di architettura industriale che oggi diventa un valore conservare e un valore aggiunto poter utilizzare. Ecco, però ora, al di là del fatto che anche il comune è abusivo in alcune zone, però insomma il vincolo serve anche a riacquisire da chiunque esso sia questi tratti. Non credo che siano... Allora, però, per capirci, se da Miseglia le cave, non lo so quante occupazioni abusive a parte quella del comune ci sono, però più a valle lo sappiamo tutti. Ce n'è nessuna. Ok, più a valle lo sappiamo tutti, nella zona di Fossero, eccetera, si vede anche passando. Il progetto vostro come amministrazione punta anche a riappropriarsi di quegli spazi lì? Allora, contemporaneamente a questa iniziativa noi stiamo portando avanti, o meglio noi, poi in realtà buona parte del lavoro lo fa anche il gruppo Marmifera, sta portando avanti un dialogo con l'FS per cercare di capire intanto con chi interfacciarsi, che sembra scontato ma purtroppo in Italia non è così scontato, per interfacciarsi su quella che riguarda la parte demaniale del demanio ferroviario del sedime della ferrovia Marmifera, perché da San Martino fino alla stazione di Avenza c'è di mezzo appunto il demanio ferroviario, quindi noi vogliamo intervenire anche su quello in modo tale da ricollegare, poter ricreare il collegamento così come era una volta tra la linea ferroviaria nazionale e la ferrovia marmifera. Cioè, per noi sarebbe un valore aggiunto poter prendere, accogliere turisti da Firenze, Lucca, Pisa e così via, portarli direttamente senza dover scendere in cavo. Sarebbe dal nostro punto di vista un valore straordinario da poter dare alla marmifera, così come l'aveva una volta, ecco. E poi c'è il bando per inserire del progetto. Vabbè, ieri era a Roma a Palazzo Chigi a firmare l'atto con cui il Comune di Carrara acquisisce
la cifra di 18 milioni di euro, ora non magari fossero tutti ovviamente speriamo poi di arrivarci per un ulteriore bando, magari non sarebbe male, comunque una parte di questi 18 milioni di euro è destinata anche a un progetto sulla marmifera di recupero del tracciato San Martino Avenza, che è stato diciamo messo in conto dalla precedente amministrazione. Grazie. Ora si tratta di un progetto, di un finanziamento che riguarda una progettazione di una linea ciclopedonale, se non vado errato, però insomma comunque è importante per fare un ulteriore approfondimento di quello che è il tracciato a più ampio respiro della marmifera. Stiamo mettendo insieme tutti questi elementi per poter riuscire a portarli in sinergia con l'obiettivo di riportare un treno sulla vecchia linea ferroviaria. Non stiamo parlando ovviamente di treni a vapore, di treni o meglio a carbone, chiaramente sarà un treno in versione marmifera 2.0 se vogliamo, però comunque l'importante è dare il fascino che in qualche modo hanno ancora oggi i treni, i cosiddetti treni storici, ecco. Mettere insieme l'antico con il nuovo, il commerciale con il turistico e con il bello che si può diciamo incontrare lungo questo tragitto. E ragazzi, cosa fanno? Lasciamo per parlare anche a voi. Cosa avete fatto? Spiegate. Siamo andati in quei siti lì, abbiamo fatto dei fotografici e poi a scuola sopra al programma AutoCAD abbiamo riportato tutte le tavole dove abbiamo posizionato le foto e abbiamo spiegato i siti di cui si trattava. Abbiamo anche la particella, è interessante. Diciamo che è un'occasione anche per loro di riscoprire, penso, delle cose della città che spesso non si conosce. Sapevate che esisteva? Conoscevamo magari qualche punto, però non in questo senso. Una cosa che va detta è che ho riscontrato a seguito della loro esternazione è che i giovani, il 20% dei giovani che sono a Carrara forse conoscono quello che ci hanno alle spalle. In generale il bel 80%, 70-80% non sa neanche come è fatta. È molto, molto preoccupante la cosa, devo dire, ed è indicativa. Quindi non solo la marmifera, ma... No, per conoscenza del territorio dei giovani, soprattutto quelle zone non propriamente frequentate da giovani, in questo caso, precluse in questo caso, non proprio, è come se non esistesse. Non mainstream.